Benvenuti a tutti in questo nuovo video, amici e amiche. Allora, oggi andiamo a fare una nuova stesura chiedendo alle carte se ci sarà una nuova persona, quindi un nuovo incontro, ok? Una persona possibilmente magari con le caratteristiche che voi stesse desiderate. Allora, io ho già preparato i miei tre mazzetti. Intanto vi ricordo che per chi volesse un consulto privato con me mi può inviare un messaggino su WhatsApp al numero che trovate sotto nella descrizione, ok? Allora, vado a mettere i simbolini, potete concentrarvi e scegliere il simbolino che più vi piace. È una stesa che dura 6 mesi dal momento che aprite il video, ok? Quindi il primo ho messo il girasole, il secondo mazzetto abbiamo messo la stella rossa e nel terzo mazzetto abbiamo messo il cuore bianco. Ok, io parto subito con il girasole, con il primo mazzetto, con il girasole. Vediamo un po' se ci sarà una nuova conoscenza. Diciamo che è un video forse un po' più per i single questo. Ok, vediamo un po'. Quindi nei prossimi 6 mesi. Allora, quello che intanto posso vedere qui è che questa persona comunque è stata ferita parecchio nel passato da un'altra donna. Quindi è una persona che ha ancora delle cicatrici, soprattutto nel pensiero a volte va a rivangare quello che è stato il suo passato comunque. Allora, è una persona che ha imparato a stare bene da sola, è una persona che potrebbe avere dei figli. Questo penso proprio di sì. Quindi potrebbe essere una persona che è separata, ok? Vediamo un po'. È una persona comunque molto indipendente, quindi potrebbe anche, ad esempio, vivere da sola, vivere da solo. È comunque una persona che non si piange addosso, questa, quindi è una persona che veramente nel passato ha subito delle ingiustizie da questa figura femminile che poteva essere magari la sua compagna o la sua fidanzata storica o sua moglie, ma vedo che non è una persona che si piange addosso, che parla dei problemi, delle cose che ha subito, anzi è una persona abbastanza solare e positiva, solo che è molto indipendente. Io credo che per entrare proprio a far parte del cuore della vita di questa persona dovrete lavorare parecchio, ok? Vorrà sicuramente andare con i piedi di piombo e conoscervi molto bene. Questa è la persona, diciamo, che mi è uscita per voi del girasole. Vediamo un po' adesso. Vediamo un po' se questa persona, facciamo un piccolo approfondimento, se riuscirete a entrare nel cuore di questa persona, visto che comunque abbiamo visto insieme che è una persona che ha sofferto, è una persona che comunque sta sempre molto sul chi va là, per via del suo passato naturalmente, ed è una persona che comunque ha trovato un po' la sua indipendenza, il suo equilibrio. Allora, vediamo se riuscirete a entrare voi del primo mazzetto nel cuore di questa persona. Allora, qua io sinceramente ci vedo una frequentazione in un luogo chiuso, che potrebbe essere ad esempio un posto di lavoro o una casa.
Allora, sì, assolutamente, ce la farete. Come? In che modo? Mostrandovi in tutti, in tutta la vostra dolcezza, perché comunque qua, quello che vedo di voi è che sapete essere, cioè sapete portare comunque una ventata di positività, di allegria nella vita di questa persona e anche di dolcezza e di, come dire, se vi mostrate comunque dolci, carine, e positive, sicuramente ce la farete. Questo è quello che, naturalmente lasciando i propri spazi a questa persona. Comunque ce la farete assolutamente a entrare nel suo cuore. Vediamo un po', adesso andiamo avanti. Allora, proseguiamo con il secondo che aveva la stellina. Vediamo un po' che genere di persona e se ci sarà un incontro con una persona nei prossimi 6 mesi. Allora. Qua c'è una persona che potrebbe aver subito un tradimento. Vediamo un po'. Fermo un progetto, lavoro. Qui diciamo che è una persona un po' difficile, nel senso che probabilmente si oppone con tutte le sue forze a instaurare un rapporto. Questa persona potreste magari averla già conosciuta anche, però mi esce veramente una persona molto arrabbiata a livello sentimentale. Potrebbe avere una situazione difficile, ad esempio potrebbe avere, non so, una compagna che ad esempio non gli fa vedere i figli o potrebbe aver subito proprio un tradimento. A me qui esce proprio una sorta di disgusto proprio, c'è proprio la carta del disgusto per questa donna del passato, ok? E diciamo che è una persona che assolutamente non si fida e ha difficoltà anche a capirvi o avete delle idee probabilmente differenti. Questo è quello che mi esce qui. Dunque, potrebbe anche essere magari una persona che riveste un ruolo importante a livello lavorativo, potrebbe anche essere magari il vostro datore di lavoro. E quello che mi esce qui è che in tutti i modi lui cerca di mettervi un freno, di tenervi lontane. Questo è quello che mi esce qua. Anche qua voglio andare a vedere se riuscirete a rompere un po' questo cuore di ghiaccio, perché qua mi viene da dire cuore di ghiaccio veramente, che non è di ghiaccio, è solo che purtroppo ha sicuramente sofferto così tanto o sta continuando probabilmente a soffrire così tanto, avere una situazione molto difficile. E quindi è diventato un po' cinico. Vediamo. Molta rabbia in questo secondo mazzetto nel cuore di questa persona. Vediamo se riuscirete a fargli cambiare idea o a farle cambiare idea. Naturalmente sono stese generiche, valgono sia per gli uomini che per le donne. Allora, vediamo un po', riuscirete a fare cambiare idea alla persona del secondo mazzetto con la stellina. Allora,
Allora, qui è una persona impegnata, quindi impegnata in che senso? Impegnata nel senso che probabilmente anche a livello lavorativo è una persona che comunque ha mille cose da fare, magari ha proprio ad esempio dei dipendenti, quindi delle persone che... dei dipendenti, quindi magari appunto delle persone a cui deve controllare. A me qua esce una persona che ha delle responsabilità. Queste persone potrebbero anche essere dei figli che magari lui deve vedere, andare. Quello che qua mi danno una risposta un 60% sì. In che senso? Qua probabilmente ci saranno degli incontri nei prossimi mesi, quindi dei momenti positivi a me escono in un luogo aperto. Quindi, esempio, magari andate a farvi una passeggiata, andate a fare una camminata insieme. Però è come se poi questa persona fuggisse di nuovo da un taglio netto e si allontanasse da voi, proprio perché probabilmente, come dicevo prima, ha tante cose a cui pensare nella sua vita privata e ha tanti problemi nella sua vita quotidiana. Questo è quello che mi esce qua. Quindi probabilmente vi dà anche questa motivazione, magari si deve spostare per lavoro o si deve spostare ad esempio per andare a trovare un figlio, ok? Qua mi esce che comunque decide di frequentarvi ma con calma e io qua vedo un alto e basso, alti e bassi, quindi probabilmente comunque prova una forma di rispetto per voi, però al momento quello che vedo è che non si vuole impegnare concretamente. Questo è quello che mi è uscito per la stellina, per questo uomo che sicuramente credo che magari si deve assentare per un periodo di tempo o viaggia molto per lavoro, ma quando ritorna, quando è un po' più libero, quello che mi esce qui è proprio quello che si fa sentire, vi telefona, vi messaggia, ok? Questo è per la stellina. Vediamo un po'. Adesso passiamo al cuoricino bianco, vediamo un po' questa nuova conoscenza o questa conoscenza come andrà nei prossimi 6 mesi, vediamo chi è questa persona. Qua ci sono due persone, non una. Allora, c'è uno che si mostra comunque, si mostra o è una persona comunque che si fa sentire, vi chiede magari delle notizie, quindi vi chiede come stai, però decide di non svelarsi completamente, quindi è come se fosse un pochino riservato o timido. Allora. Qua potrebbe essere una persona che magari si tira indietro perché, non lo so, capisce che c'è la presenza di un altro uomo. Io qua naturalmente parlo al maschile per comodità, parlo, scusate, al femminile per comodità. Potrebbe essere che voi non siete completamente libere, potrebbe anche essere questo, eh. Potrebbe essere che voi non siete totalmente libero in questo terzo mazzetto. Quindi quello che mi esce qui è sicuramente una persona che si fa sentire, parla. Addirittura mi escono i messaggi d'amore, le telefonate, lo stare insieme, la passionalità. Ecco, io vedo questa persona che probabilmente cerca di partire un po' in quarta, ma si sente così tanto attratta da voi, così tanto presa da voi. Che poi non ce la fa, diciamo, magari cerca di partire, scusate, con riservatezza, quindi in prima, non in quarta, cerca di partire piano piano, quindi si fa sentire,
però magari sapendo che non siete totalmente libere, cerca di rimanere un attimino con i piedi per terra. Ma poi quello che mi esce qui è proprio che non lo so, non mi viene il termine, lo prendete a tal punto appunto da rimane confuso, ecco, rimane inebriato, come dire. Qua mi escono i messaggi d'amore, la voglia di stare insieme e non riesce più praticamente a mettere un freno a questi pensieri. Il suo pensiero siete voi, ok? Qui, se non siete totalmente proprio voi impegnate, potrebbe esserci, mentre conoscete questo uomo qui, la conoscenza di un'altra figura maschile. Potrebbe essere un colpo di fulmine per voi, ok? Quindi io qua ci vedo due figure maschili, non una sola. Quindi potreste magari conoscere due persone diverse. Mi esce uno completamente nuovo che potrebbe, qua mi esce una persona che potrebbe ad esempio lavorare con una divisa, quindi ad esempio fare il poliziotto, il farmacista, quindi indossare un camice, ok? Un camice e qua mi esce proprio una persona, un colpo di fulmine perché mi esce una cosa improvvisa, una cosa, un feeling pazzesco a pelle di botto, ok? Questo è quello che mi esce qui. Ci sono due persone diverse in questo terzo mazzetto, due conoscenze diverse. Quindi o sono due conoscenze diverse o voi siete impegnate già e questa persona arriverà nonostante il vostro la vostra coppia, il vostro matrimonio, il vostro fidanzamento, ok? C'è una forte passionalità, soprattutto con il secondo, quindi con quello nuovo. Quindi un colpo di fulmine, veramente non da poco, quello nuovo che arriva. Vediamo, comunque ripeto, ci sono due persone nel terzo mazzetto. Vediamo un po' se farete una scelta a questo punto, visto che ci sono due persone diverse, io farei la domanda se voi sceglierete tra quello nuovo, che potrebbe anche essere leggermente più grande, appunto potrebbe indossare una divisa per lavoro, ma potrebbe essere un pochino più grande rispetto all'altro comunque. Vediamo quello del terzo mazzetto, quindi se voi farete una scelta o se continuerete a frequentarli entrambi. Diventerà un po' un'ossessione questo pensiero di queste due persone qua. Mi esce che ci penserete parecchio, quindi sarete impegnate mentalmente, probabilmente anche a dover fare una scelta. Qui volete fare una scelta perché andare avanti, diciamo, comportandosi un po', stando come si dice, con un piede in due scarpe, non è la vostra situazione ideale. No, qua rimane una situazione al momento, comunque, per il momento io vedo che rimane così, in stand-by, però la scelta qua mi ricade sulla persona nuova, ok? Quindi probabilmente questa persona nuova che io, come dire, quando gira la testa, quando non si capisce più niente, questa persona nuova proprio vi non vi fa capire più niente, questo è quello che vedo qua. Quindi io credo proprio che alla fine quello che sceglierete sarà quello nuovo, quindi il famoso uomo o donna comunque che indossa una divisa leggermente più grande di voi. Mi esce una sorta di vivere con i piedi a 2 metri da terra, con questo qua, con questa nuova conoscenza, ok?
Questo era anche il terzo mazzetto. Io vi ringrazio, vi ricordo che mi trovate anche su Facebook, la pagina si chiama Luce Cartomante Carte Napoletane. E vi ricordo di nuovo che se volete un consulto privato è personalizzato perché queste sono interattivi generici, sono stese generiche, quindi non possono essere prese o sostituire comunque una lettura personalizzata. Mi potete inviare un messaggino privato su WhatsApp e prima possibile vi risponderò. Grazie a tutti, Luce.